Noi abbiamo ritardato la richiesta alla magistratura di procedere con lo sbrando perché le condizioni delle famiglie si sono progressivamente mutate, soprattutto con l'arrivo di Milano. E questa cosa ci ha progressivamente reso, ci ha messo in difficoltà. Lei sa che la legge ci dice che quando i minori, quando in una famiglia c'è un minore, queste procedure si rallentano e cambiano. E questa cosa ci ha messo in forte difficoltà nell'attuare un provvedimento che avevamo già deciso. Finalmente quest'anno si sono terminate le iscrizioni per poter procedere risolutamente alla nuova. Tra l'altro, non essendo più queste famiglie in grado di ritardare ulteriormente la cosa, noi abbiamo anche ritenuto che ogni loro ulteriore tergiversazione fosse figura e dunque abbiamo provveduto a rivolgersi a noi. Se è stato accumulato nel periodo di diritto stato di tributare anche questo, guardi, lei sa perché abbiamo discusso molte volte in Consiglio Comunale, perché abbiamo assunto questo orientamento. Noi non utilizziamo più alloggi assistenziali. Questi qua sono gli ultimi che abbiamo e dal momento in cui sono liberi intendiamo di venderli. Già prima avevamo, come il Consiglio ricorda, alloggi assistenziali via Prati e via Corniera, a Valle Nocello. Li abbiamo tenuti tutti, salvo due strutture che ci servono per i casi di estrema emergenza, nel caso di violenza, in particolare, e che intendiamo tenere solo per quella situazione. Quindi anche questi appena sono liberi di venire. Tutto il lavoro che facciamo di sostegno alle famiglie italiane ed extracomunitarie o anche comunitarie che siano in difficoltà avviene sul piano puramente dell'aiuto a pagare la fine, alloggi assistenziali, basta. Perché poi il risultato che non solo noi come comune di Pordenone, ma tutta la provincia riscontrata è che quando tu hai questo tipo di famiglia, elementi degli alloggi, di razza che fuori diventa praticamente impossibile. Quindi noi procediamo progressivamente alla cessione di tutto il patrimonio comunale esistente di alloggi di questo tipo. Ovviamente pensiamo che man mano facciamo questo, dovrebbe essere che l'ATER si dota di una maggiore possibilità come dire, di ospitare famiglie a prezzi estremamente. Questo dovrebbe essere, come dire, lo sbocco naturale per quanto ci riguarda. Quindi no, non abbiamo avuto, non abbiamo sacrificato le famiglie da questo punto di vista, perché quando avevamo questi bisogni si sono quasi intercati. Per il futuro pensiamo non solo di essere